Sono qua da solo. Vediamo un po' se qualcheduno c'è a questo orario. A codesta ora. Bene, c'è già qualcuno. Intanto condivido sulla pagina. Bene, bene. Oggi, per chi non lo sapesse già, sono qua da solo. Spero si senta bene. Ho anche cambiato l'angolo della camera perché c'ho la finestra qua che altrimenti mi vedevate tutto ombroso. Non era il top. E così posso far vedere le cose bellissime che ho qua, che devo portare via. E niente, oggi di cosa parleremo? Parleremo, come so, come diciamo in periodo di spoiler, parleremo sempre di Era della Rovina. E nello specifico, oltre a farvi vedere gli spoiler in sé per sé, volevo iniziare un po' a capire quali potrebbero essere gli archetipi da draft. Che si andranno un po' a delineare, diciamo, anche perché l'articolo ufficiale ancora non è uscito. Non sono uscite così tante carte, ma secondo me alcune cose già si possono capire. Infatti, diciamo che ne ho individuati quasi sicuramente, diciamo, quattro, e poi gli altri, pur non essendoci carte che mi hanno, diciamo, da farvi vedere più che altro, che mi hanno puntato nella direzione, diciamo, di una mia speculazione. Comunque ci saranno, diciamo, altri archetipi che non saranno uguali a quelli di Amonkhet, più che altro, perché come abbiamo già visto da Kaladesh a Rivolta dell'Etere, alcuni archetipi, diciamo, sono rimasti quelli che erano, altri invece sono cambiati, alcuni drasticamente, altri un pochino di meno, perché comunque con l'introduzione, di solito in realtà basta l'introduzione di qualche carta che diciamo che twista un pochino una meccanica, come per esempio è stato in questo caso tra Imbalsamare ed Eternare, che può cambiare già il tipo di archetipo. Adesso qua mi dice che non riesce a connettersi alla chat, pur qua qua. Facciamo un refresh. E poi parleremo un po' degli eventi che si, diciamo che la Wizards ha deciso di sponsorizzare per l'uscita di Era della Rovina, che in realtà sono, se non erro, esattamente gli stessi che sono stati con Amonkhet, quindi questo potrebbe indicare il fatto che comunque, come hanno delineato, buongiorno Alter, comunque come hanno deciso di fare la sequela di eventi di Amonkhet, vuol dire che insomma è piaciuta, se hanno deciso di tenerla anche per Era della Rovina. E in più avrò anche delle cose da farvi vedere, giusto per, appunto, per sponsorizzare, tra virgolette, l'evento, quello tra questi eventi che è il più vicino, che sarà l'Open House, come è stato appunto per Amonkhet. Quindi direi senza indugio che mi sono perso in questa live pomeridiana. Niente, ho introdotto, intanto che arrivavate, quindi
In realtà ho detto quello che avevo già scritto sulla pagina quando ho sponsorizzato, quando ho, diciamo, pubblicato l'appuntamento. Quindi direi che partiamo direi con gli spoiler veri e propri. Aspetta che io non vedo perché qua ho... Ok, perfetto. Qua farò una carrellata più che altro di tutti di quelli sia più interessanti della settimana che è passata, più quegli ultimi che sono usciti oggi, anche se sono solamente due. Ah, mi sono perso in generale, ho scoperto della live. Adesso con la notifica di Twitch. Ah, ok, ma niente, soltanto parleremo degli spoiler degli archetipi da draft che io, diciamo, ho riconosciuto dalle carte che sono uscite finora e poi parleremo degli eventi che hanno dedicato Era della Rovina, diciamo, prima e durante e dopo l'uscita, semplicemente. Quindi, torniamo a noi. Queste saranno in ordine un po' sparso, però comunque le analizzeremo una alla volta. Allora, questo deserto qui, per esempio, io l'ho trovato molto interessante perché è essenzialmente una terra animabile che entra stappata e che la si anima con due per farla diventare comunque un 3-4, anche se non abilità. Questa perché è interessante non tantissimo per quello che è lo standard, ma più per i formati un po' più grandi come Modern e Legacy. Perché? Perché entrambi questi formati utilizzano in maniera massiva e massiccia le fetch, rendendo quindi il costo di animazione di questa terra una cosa, diciamo, più che abbordabile, molto facile da animare. Soprattutto in mazzi, cioè è anche forte in mazzi tipo Zo, in tipo non so se in Burn, perché comunque tu questa la cali di primo, cioè, però dipende sempre dal fatto che comunque questa è una terra che ti dà incolore, quindi bisognerebbe trovare dei mazzi non troppo diciamo smaniosi di mana colorato. Però è senz'altro una terra che secondo me proveranno almeno a giocarla, a metterla in qualche lista, perché appunto il costo di attivazione, che magari quello in standard è un po' più brigoso, è quello di esiliare una terra dal cimitero, dal proprio cimitero, cosa che in Modern e Legacy invece si può fare tranquillamente, considerati i set di fetch che vengono giocati regolarmente in praticamente tutti i mazzi. Il costo comunque per animale è sempre 2 di qualsiasi colore e diventa un 3-4 fino alla fine del turno. Quindi secondo me da qualche parte la si vedrà giocata perché è molto forte. Poi andiamo oltre. Questo è un uncommon che in teoria dovrebbe indicarci uno degli archetipi da draft, però a me non indirizza verso nulla, se non il fatto che o rimane verde-blu ramp come è stato in Amonkhet, dato soprattutto il costo dell'abilità, però non mi punta verso una direzione, ecco. È comunque una carta gradita, molti la usano come diciamo controargomento a chi in Battle for Zendikar addirittura diceva che era dicevano che si meritava il posto di rara quel Eldrazi blu nero che costava uno blu, uno nero ed era un 1-1 con tocco letale che pagando mi sembra 6, quindi 4 uno blu, uno nero pescavi e scartavi o pescavi una carta e basta, una cosa del genere. E molto, infatti ho letto, ho detto, se quello là si meritava davvero di essere raro, allora perché questa è non comune, che ha un effetto praticamente identico, anzi forse quasi più forte, ed è un 1-3 volare, vabbè, e comunque questo
po', diciamo, così dovrebbe indirizzarci verso un archetipo da draft, ma sinceramente non sto trovando cosa potrebbe essere. Poi è uscita questa carta che apre molte porte, secondo me, sia in T2 che in altri formati. In T2 perché? Perché essendo comunque la meccanica dell'energia molto forte, molto presente da Kaladesh, una carta del genere può quasi, tra virgolette, ucciderla, qualsiasi mazzo basato sull'energia, in quanto appunto ricordiamo che l'energia sono dei segnalini che ottiene il giocatore e una volta scesa questa, i giocatori non possono più ottenere energie. In più ha l'altro effetto che oltre che i giocatori non possono tenere segnalini, neanche artefatti, creature, incantesimi o terre. Qui la cosa verte in realtà sia sempre in T2 perché comunque vediamo mazzi come umani, come zombie con i mimic. In Daft questa counter gli archetipi segnalini. Esatto. Adesso sì, in draft ovviamente è addirittura utile in draft, diciamo, come da side. Però anche in T2 comunque countera molte strategie, anche aggro in realtà, come appunto dicevo, i mimic in zombie, in umani, la tenente d'Italia, Nissa, voce di Zendikar, non gli fa mettere i segnalini sulle creature. Comunque anche in T2 ha il suo perché oltre all'energia, diciamo, mentre in Modern o in Legacy non lo so. In Modern apre sia la strada a combo, diciamo come un nuovo pezzo della solita combo dei Kitchen Finks o del Berretto Rosso, che o comunque le creature con persistere sacrificandole non tornano col segnalino -1/-1, quindi le puoi sacrificare all'infinito. Può aiutare contro i... Buon pomeriggio. Può aiutare contro Infect, non so, esiste ancora in Modern, che comunque lo uccidi come mazzo. E poi tutti comunque sempre quelle sempre strategie che mettono segnalini più uno più uno. Cioè è una carta potente questa, comunque, in qualsiasi formato, secondo me. Perché di carte così non ne sono come ogni carta che viene stampata per la prima volta, con un effetto, diciamo, nuovo. Questo qua è un effetto, tra virgolette, nuovo. Non esiste nessuna carta che impedisce di mettere segnalini. Poi mi ricordo, c'è un nostro amico che gioca a Thraxa in Commander, che lui non era molto contento di questa carta. Però in Commander anche questa è molto... In realtà alla fine in ogni Commander c'è qualcosa che mette dei segnalini, quindi ci può anche stare. E niente, questa secondo me è una delle carte che a lungo andare può essere una di quelle che assumerà parecchio valore, anche perché comunque potrebbe, diciamo, rivoluzionare un po' i meta, cioè considerato anche mazzi che utilizzano meccaniche con segnalini, devono aspettarsi per un po' di trovarsela appunto, perché comunque un costo 3 ed è abbordabile, ha un effetto molto potente, che può letteralmente uccidere delle strategie dal nulla. Andiamo avanti. Questa qua è la carta della storia, che è l'era della gloria. È un istantaneo, costo 4, esilia una creatura bersaglio. Se quella creatura era un dio, il controllore della creatura rivela la mano e esilia tutti gli dei con lo stesso nome di quello che hai esiliato. Questo è molto... Proprio a livello di storia l'hanno voluto rendere così come era stato, mi ricordo, Deicidio in Teros, che era essenzialmente la stessa cosa, solo che esiliava un incantesimo a costo 2
e se quell'incantesimo era un dio, però li andava a prendere da tutto il mazzo, se non sbaglio, e dalla mano. Tutti quelli che giocano a Toxic non sono molto felici di questa carta. Fino io che gioco a Toxic Mundo sto montando a Patra. Esatto. Comunque in comando ci sono un sacco di generali basati sui segnalini, anche che mi viene in mente Gabe, quel guru delle spore, e diciamo una stampa che effettivamente potrebbe mettere in allarme. Come dicevo, questa carta è proprio a livello di lore, l'hanno voluta fare rara perché è comunque un esilino instant che può togliere anche cose dalla mano, però più di tanto non, diciamo, non avrà secondo me un ruolo così importante, a meno che gli dei, soprattutto quelli nuovi, non vengano giocati pesantemente. Poi questa qui è interessante perché anche questa qua c'è una combo dietro. Praticamente è un druido che può o stappare una terra oppure stremandola stapparne due. Questa, se non sbaglio, è una carta che riesce a far diventare la combo con Freed from Reality, una combo da due carte. Per avere mana infinito essenzialmente. Quindi si incanta che Freed from Reality, per chi non lo sapesse, è un'aura blu che è un'incanta creatura e dice: con uno blu tappi la creatura incantata, con uno blu stappi la creatura incantata. Quindi decidi te quando tappare, quando stappare. Quindi è utile sia contro, sia su creature avversarie, sia sulle proprie. E con questa, col fatto che tu la puoi stremare, stappare due terre, con una blu la stappi, dopodiché puoi ristremarla e così potresti ottenere mana infinito, soprattutto se le terre quelle che danno doppio. E niente, è solo così, sono quelle cose molto fantasiose che ho trovato sui forum in cui bazzico. E hanno detto, oh, finalmente si fa questa combo con due carte, perché prima c'era sempre da usare o degli artefatti che stappavano o delle cose in più. E fa, finalmente, two card combo, Freed from Reality, basta, nient'altro però di interessante. Però comunque è un effetto potente poter stappare due terre. Il fatto che stremi è abbastanza facilmente aggirabile, quindi è anche carino in realtà come idea. Vediamo oltre, questa è uscita l'altro giorno, che è un'ottima carta, direi più sempre per il draft più che per il costruito, perché comunque un 2-1 rapido a costo 2 che quando entra una creatura bersaglio con forza pari inferiore alla sua non può bloccare in questo turno, quindi è del danno, diciamo, che passa tra virgolette, e ovviamente a eternare. Quindi tornando come 4-4 rapido, può non far bloccare una creatura con forza 4 inferiore, ne può sapere, anche se comunque il costo è 6. Però, ripeto, per il draft, locali di secondo, nel caso la partita vada troppo oltre, potrebbe addirittura farti saltare fuori da una situazione o da uno stallo comunque sfavorevole, perché entra un 4-4 rapido e non fa bloccare una creatura. Questo niente di più, cioè probabilmente c'è un ciclo di queste carte che con Eternare che hanno effetti in base alla propria forza, perché in questo modo, cioè, le puoi sfruttare costando poco il loro costo all'inizio partita in un modo e poi in late game eternandole, avendo l'effetto quindi basato sulla forza più alta. Potrebbero, insomma, comunque essere più forti di quello che sembrano. E parlo sempre comunque di draft, perché in altri formati non ce lo vedo neanche in T2. Poi, ah sì, sono uscite questo venerdì le piaghe, come buon piano egizio che si rispetti, dalle divinità alle maledizioni, ci sono anche le piaghe. Che però a sto giro le porta Nicol Bolas. Questa qui è la più forte che c'è, che è anche quella rara, perché l'altra ce n'è una non comune e una comune.
Costa X doppio nero, dice ripeti il seguente procedimento X volte. Ogni avversario perde 3 punti vita a meno che quel giocatore non sacrifichi un permanente non terra o scarti una carta. Quindi, come sempre, non è che sia top, perché sono tutti quegli effetti in cui sceglie l'avversario sono sempre regolarmente meno forti di magari anche solo un effetto tra questi tre, che però scegli te. Però il fatto di poterlo fare X volte potrebbe compensare questo svantaggio, perché comunque costa solo doppio nero e poi puoi farlo anche 4, 5, 6 volte. Penso in un commander che comunque, dato che lo fa ad ogni avversario, è ancora più forte, perché comunque triplichi l'effetto, duplichi l'effetto. In standard non so, o esisterà un mazzo che fa abbastanza mana e lo usa come finisher, tra virgolette, altrimenti non credo sia, cioè ci sono carte molto migliori, soprattutto per chiudere la partita e a costi magari anche inferiori. Però è carina l'idea delle piaghe perché fanno tutto questo effetto dell'avversario perde 3 punti vita a meno che non sacrifichi permanente o scarti una carta. E cosa che infatti, fun fact, le piaghe prima erano una meccanica vera e propria all'inizio dello sviluppo dell'edizione, che appunto era appunto questo effetto di ogni avversario perde 3 punti vita o eccetera eccetera. Poi hanno deciso che, poi hanno visto che man mano che sono andati avanti hanno tagliato sempre di più queste piaghe e quindi hanno, diciamo, hanno tolto il fatto che fosse una meccanica a parte, ma hanno deciso di tenere nel nome delle carte che alla fine sono rimaste appunto il nome della meccanica originale che appunto era piaga, Torment in inglese. E questa, tra l'altro, è l'art, è quella del tappetino che verrà dato al vincitore del Game Day con Nicol Bolas che fa le palle di fuoco viola. Poi andiamo oltre, questa qui è una rara mitica che ancora non so, mi sembra troppo come rara mitica secondo me. Può essere questo un buon counter contro anche tipo di mazzo che in draft si svuota la mano, non potendo scontare già perché non ci vivi. E si mette in posizione molto scomoda, una buona bomba da side per il pre-release. Sì, ci può stare. Cioè, alla fine tutte queste, tutte le rare, tutto quello che comunque è forte, ha effetti potenti, anche se magari non giocabili in altri formati forte, in draft. Anche lo sciacallo di prima è molto forte, non so se è considerabile bomba. Però è comunque una carta molto solida in draft. Questa qua, allora anche questa costa X e doppio verde. Questo è un tutore che passa in rassegna in grimorio per trovare fino a X carte creatura con nomi diversi, ognuna con costo di mana convertito pari a X, rivela, aggiungerla alla mano e poi rimescola il grimorio. Quindi essenzialmente più paghi, più puoi andarti. Vabbè, ma una rara in draft si vede, wait for it, raramente. Per vedere il formato bisogna aspettare le comuni. Sì, infatti poi gli archetipi che sono andato a scegliere dopo mi sono basato più sulle non comuni e sulle comuni per le rare, cioè nel senso possono esemplificare un effetto dell'archetipo, ma... è ovvio che in qualsiasi archetipo con quei colori molto spesso la rara è comunque forte. Questo qua diciamo, è un tutore che più paghi, più puoi andare a cercare creature come numero, però devono avere tutto il costo di mana sempre X, quindi più paghi, molto spesso meno creature hai da selezionare. Quindi questo genere di carta può essere forte pagata 3, diciamo dai 2 ai 4 in base a come è costruito il tuo mazzo. Anche questa la vedo abbastanza in commander, che comunque hai molte più creature
molto probabilmente con anche, cioè nel senso, hai più densità di creature diverse, e di conseguenza, dovendo comunque in mazzi, soprattutto verdi, tenere comunque una curva di mana abbastanza equilibrata, avrai tante creature da cui poter scegliere, diciamo più a costo 4/5. Che cosa sia per forza uguale a X e non uguale a inferiore? Castra tantissimo la forza di questa carta. Ma sarebbe stata troppo forte se avrebbe fatto pari inferiore, perché allora la paghi 10.000, trovi 10.000, prendi tutte le creature, le metti in mano, magari qualcosa che te le gioca è gratis, hai il mio gin verde, adesso non lo so, però altrimenti effettivamente diventava veramente forte. Ok, che non le giochi direttamente, però già tutorarti un sacco di creature. Dice in mano, è peggio di tutore 5 per T2. Ma comunque se questo lo fai a 5 ti prendi 3 creature a costo 3, cioè ti prendi 3 carte in mano. Che bella potete, già mi appare un gioiellino per il mio saschiuccia. Eh sì, anche questo, cioè poi dipende, in Commander è forse più potenziale perché hai più creature diverse, in T2 non lo so. Mi ricordo qualcuno mi aveva scritto, so quando l'ho spoilerata, che anche in T2 in realtà farlo a 5 ti andava a prendere Tearless Tracker. Adesso non mi ricordo, in BG mi sembra, aveva fatto l'esempio, adesso non mi ricordo essenzialmente che carte mi aveva detto, aspetta che vado a vedere. Che comunque erano carte giocate, quindi diciamo volendo ci poteva anche stare. Vado a pescare da qua, dai caricati. Era comunque, se non sbaglio, Tearless Tracker 1, sicuramente. Poi a costo 3. Dai. Ok. Ok. Dovrebbe averlo scritto qui. No, non l'ha scritto qui. Vabbè, fa lo stesso. Comunque, mi ricordo, aveva dato 3 possibilità che non era malaccio, anzi. Magari devi prendere intelligente, ma stai passando il turno. È un tenente a C4, quindi il combo Visir Druida, che è buono, ma non abbastanza. Il comando è buon formato per roba che costa 100 mana, si gioca qualsiasi cosa. E infatti per quello, cioè è chiaramente pensata per il Commander questa cosa qua. Non so poi se può trovare applicazioni all'interno di Standard, però è comunque, può diventare anche cioè una carta per 3, che è sempre vantaggio carte, quello che dico io. Quindi se si vanno a prendere le creature giuste, se si monta il mazzo in modo giusto, può essere un ottimo scambio comunque. In Bantam sul T2 non è male. E poi lì sono quelle carte che magari all'inizio fanno schifo, poi in realtà qualcuno ci monta un aggro su perfettamente bilanciato dove questo qua ti va a prendere 3 bombe e ti dà una spinta nella partita, è incredibile. E comunque per un costo 5 si giocava a costo 5 il vecchio tutore in Origins. Quindi non vedo perché questo non si possa giocare, anche se l'altro ti dava comunque 3 mana. Però secondo me l'altro ti dava solo una carta, questo te ne ha da 3, 3/2. Comunque, no, secondo me, non dico che verrà giocato sicuramente, ma dico che se qualcuno riesce a trovare un equilibrio nella costruzione del mazzo, potrebbe essere sfruttato in modo buono. Non dico 4 per, perché avevo tutt'ora non passava il turno. Chi è che passava? Chi è che non... Questo qua perché deve passare il turno? Perché ti prendi in mano le cose? Gustav Clint Eastwood. Volendo i comandi vai a trovare Kiki Conscript, non ideale ma carino. Però
Nell'altro non è vero che non passavi il turno, cioè lo dovevi lanciare di settimo turno se non volevi lanciare, se non volevi passare il turno, stessa cosa qua alla fine. Non è, cioè, non è molto diverso secondo me la situazione. Andiamo oltre con l'ultima divinità che mancava. Che è il dio Scarabeo, lo Scarabeo divino. E questo potrebbe far pensare che lo zombie si sposti da bianco-nero a blu-nero, come pensata, diciamo, del draft. Se qualcuno riesce a romperla, non vedo male giocarla solo per fare value. E lì si vedrà, perché io non conosciamo né tutte le carte di Era della Rovina, né come effettivamente bisognerebbe provarla all'interno di mazzi già esistenti, alla fine. Se si riesce a, comunque in un verde, alla fine un tutore da 2-3, dipende anche da che mazzo è, perché magari in un aggro effettivamente perdi un turno, e non conviene, ma in un semi-control barra midrange potrebbe anche starci in base alle creature che puoi andarti a prendere. Anche perché adesso di creature effettivamente che entrano e generano diciamo vantaggio non c'è così tanto, cioè puoi andarti a prendere poche cose in realtà forti. Però appunto non so, quindi io ho solo, diciamo, pensato a voce alta di quello che si potrebbe fare con quella carta. Il dio Scarabeo, invece, anche come tutti gli dei sono pensati sia per il Commander, secondo me, sia per il T2, perché comunque sono delle minacce abbastanza resistenti, a meno di esilia creatura, ovviamente. Perché quando muoiono tornano sempre all'inizio della prossima sottofase finale. In più, questo secondo me è quello che si può piazzare un po' meglio tra i tre. Perché c'è già un mazzo zombie diciamo, competitivo, che anche se adesso sta un po' calando, però questa qua, secondo me, vale la pena splasharlo di blu per calare comunque un 5-5 che a inizio mantenimento, anche se tu non fai niente, fa perdere vita e ti fa profetizzare, soprattutto pari al numero di zombie che controlli. Quindi tu di quinto turno, questo qua è l'apice della curva praticamente. Di quinto turno tu cali questo, o cali Maestra di Liliana e dopo questo. In più ti aiuta lui stesso a fare altri zombie rubando volendo anche le creature degli avversari, perché con 4, tra l'altro come instant, quindi ancora più forte, ti fa essenzialmente un eternare su qualsiasi creatura. Diventa una pedina con una copia, tranne che uno zombie nero 4-4. Tra l'altro è ancora più forte di eternare per un altro motivo, che è che la pedina mantiene il costo di mana. Cosa che invece eternare dice, specifica che è senza costo di mana, quindi sono vulnerabili a Fatal Push, mentre le pedine che fa lui, non tu, cioè insomma dipende dal costo di mana della carta che sei andato ad esiliare. Ed entra sempre come 4-4, quindi è comunque, cioè secondo me tra tutti questo qua è quello che può saperne di più, perché è un 5. Lo Scarabeo Commander non vedo un mazzo in cui lo voglia giocare. È o lo fai off. Lo fa diventare un nuovo zombie blu-nero invece di green-green. È un altro modo di giocare in realtà. Io vedo più come Cutter Side versus Contra tutti i mazzi che hanno rimozioni di masse che comunque vanno nel late game. Oppure esatto, questo non è male perché fa value infinito ma lentino per zombie. E infatti ho detto è l'apice della curva. Nel senso, se non sei riuscito ad ammazzare o appunto come ho già detto di side contro quei mazzi che rallentano comunque la partita e che ti costringono ad andare in late game con un mazzo che ovviamente non vorrebbe andare in late game come zombie, questo qua invece ti vuole far andare in late game, tra virgolette, te lo fa anche vincere molto spesso, perché comunque ti fa danno a gratis, lui continua a tornare e continua a
rianimare creature 4-4 che sono zombie e che quindi ti aiutano per fare più danno all'inizio del mantenimento. Quindi è davvero un value infinito, come dici. Come dici te, è two. E niente, questo appunto, secondo me, tra gli altri, tra tutti e tre gli dei nuovi, questo è il più utilizzabile, perché comunque gli altri sono un po' lenti, o comunque tipo il Locusta costa tanto per quello che fa, secondo me, un 4-4 volare a costo 6, ogni qualvolta peschi ti fa un 1-1 rapido volante, e vabbè, e per pescare e scartare devi pagare 4, quindi non è, cioè insomma, un po' lentino, un po' macchinoso. Mentre lo scorpione può starci, perché comunque un 5-4 costa 5 se non erro, e, ti fa pescare, però anche lì devi mettere segnalini -1/-1, devi uccidere delle creature per farlo, è un po' così. Questo qua secondo me è quello che tu piazzi lì e basta, non ti frega niente se attacca, se non attacca, fa un effetto a gratis a inizio mantenimento e come instant puoi rianimare creature come vuoi. Quindi è proprio, secondo me, è il più forte dei tre. Poi questa qui che è uscita sempre venerdì, se non sbaglio. Allora, è una specie di, come si chiama? Di mind sensor. Possiamo, secondo me, lo spunto è partito da lì. Perché è un 3-1 lampo volare. Però a ciclo. E quando la cicli fa stifle essenzialmente. E fa stifle più peschi a costo 3. Questa non so, forse il fatto che è un 3-1, però. E secondo me col fatto che era pensata per contrastare più Marvel, che però poi hanno bannato, quindi molte carte che. Questa qua, secondo me, contro Marvel era devastante perché il ciclo non, praticamente non lo counteri, tra virgolette, cioè lo counteri solo con veto e Marvel non giocava veto e in più gli counteri l'attivazione di Marvel, lui si svuota l'energia in più peschi, non è male. Mi hai visto? Peccato. E quindi comunque secondo me si può saperne perché comunque al massimo diventa un 3-1 volare e va e picchia. E se non, nel caso non debba counterare niente o non serva come peschino, perché alla fine c'è anche quello che può essere utilizzato. E basta, questa probabilmente verrà giocata in qualche lista da control classica. Poi hanno rivelato il demonone. Anche questo ricalca un pelino, forse Grizzlebrand, forse col fatto che comunque sono sempre i demoni di Liliana, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un volare travolgere 8-8 a costo 8. Paghi 2 punti vita, sacrifichi un'altra creatura e fa tutore demoniaco, giustamente, è un demone. E questo non lo so, sinceramente non lo so perché costa veramente tanto per i formati, per tutti i formati. Non ha un effetto, diciamo a gratis, tra virgolette, come era Grizzlebrand qui. Target da rianimazione. Ma il fatto è che la sua abilità ha bisogno di altre creature. Quindi, cioè, ci sono creature molto più forti se proprio vogliamo. Se proprio vogliamo andare sulla forza brutta della creatura, diciamo. E qua quindi è un po' così così, nel senso ci sta sempre il solito Commander, perché comunque un tutore in Commander è fortissimo, è gratis perché paghi della vita quando ne hai 40,
altre creature che in Meren, per esempio, è soltanto che di guadagnato, però Commander, punto. Cioè, non vedo altri formati in cui questa cosa possa essere giocata. Non vedo dei formati in un mono nero zombie e gioca di pedine zombie. Non è... ma che comunque costa 8. È quello ormai. Cioè, se di ottavo turno con un pedine zombie non hai vinto, hai perso. Non l'avevo letto. Ok, mi correggo, è trash. Cioè, Commander. Ah, beh, sì, in Commander tipo in mono nero o con Ghisa o quelle cose lì ci sta perché comunque. Cioè, in mazzi comunque che fanno pedine. Ci sta in Commander, però solo lì, nel senso. In un Commander multiplayer for fun. Beh, qua dipende sempre da che tipo di mazzo ti fai. Alla fine, beh, a parte che io gioco solo con... Cioè, non esiste un Commander 1v1 perché è lo schifo. Io gioco sempre Commander multiplayer. Però in multiplayer ci sono molte carte che possono venire giocate tranquillamente. Tra cui questa. Io adesso per esempio ho Meren. Questa qua è Meren, fai buchi. Tra virgolette, perché la posso sia rianimare per i cavoli miei. Quindi giocarla prima dell'ottavo turno essenzialmente. In più, potendo pagare e sacrificare altre creature che Meren ne fa a iosa. Comunque faccio pedine o cose del genere. Esatto, in quei mazzi lì è semplicemente tutto gratis, quello che vuoi quando ti serve, perché comunque è sempre istantaneo come effetto. È quella la forza. Poi, andiamo oltre. Ah, questa qua, questa è uscita stamattina. Rifiutare di collaborare è... Insomma, mi aspettavo di meglio, anche perché tutte quelle che sono uscite finora di Split erano abbastanza forti, quindi mi aspettavo sinceramente di meglio. Per comunque a costo 4 fare del danno pari al costo di mana di una magia. Mi lancio una cosa tutto counter e te lo lancio in istantaneo. Esatto. No, no, beh, infatti quel demone là è forte nei mazzi giù che ci stanno, tipo Ghisa Geralf, poi andate a prendere counter senza problemi. Questa qui comunque fa danno a costo 4, che anche lì, sempre con il fatto che dipende dalla magia che lancia l'avversario, quindi invece da cimitero potrebbe essere un pochino più forte perché alla fine è un non redirect, un fork a costo 1 in più che comunque tu te lo lasci lì nel cimitero, quando ti serve copi un instant una sorca. Scegli nuovi bersagli, che è sempre forte come effetto, ci sta, nel senso è ok, diciamo la prima parte fa un po' schifo, la seconda è giusta. Qui è uscito Geru finalmente, hanno fatto la carta che in Amonkhet non abbiamo visto. E a quanto pare nella storia, questo è puro trash. Nella storia, diciamo, gli piaceranno tanto i Planeswalker. Quindi hanno deciso di farlo diventare un tutore di Planeswalker e difensore di Planeswalker perché previene un danno ai Planeswalker. Commander Super Friends, forse, e neanche. Non vedo altro utilizzo di questa carta, semplicemente. È un tutore preso che costa 5, no, che okay, 3. Beh, un 4-3 cautela. No, fa schifo. No, è orribile, mi aspettavo quasi meglio. Poi, anche questa è uscita stamattina, che è l'Ammite Eterno, che ci può stare, non è malaccio. Forse era più forte l'Ammite, quello... Era più forte quello di Amonkhet perché aveva legame vitale ed era un 5-4 costo 3 che potevi mettere due segnalini su un'altra creatura. Però questo diciamo ha tante
meccanicismi che affliggere quando l'avversario lancia la magia gli metti un meno 1, meno 1, quando lui infliggendo combattimento a un giocatore rimuovi tutti i segnali meno 1, meno 1. Quindi essenzialmente l'idea sarebbe che i primi turni andavano il coccodrillo zombie, a me basta effettivamente. E penso che l'idea fosse che è un 5-5 costo 3. I primi turni io picchio, lo picchio, diciamo che diventa un 4-4 perché l'avversario lancia una magia. Lui picchia, non vuole prendere 4 danni, quindi magari lo para, lo cianblocca, però si becca comunque 3 danni. Poi lui lancia, che ne so, altre due magie, diventa un 2-2. Magari prima gli hai mangiato una creatura che poteva bloccarlo come 2-2. Cioè, comunque bisogna vedere il campo. Perché secondo me l'idea era tu lo attacchi quando è grosso, lui pare, si prende la vita, si perde vita. E poi quando diventa piccolino, o lo uccide a forza di magie parando, e quindi comunque fa 3 danni a combattimento. Oppure a un certo punto muore, ma secondo me comunque questo qua almeno 6 danni li fa. Quanto sarebbe bello avere una mistica per i Planeswalker che non te lo sfiala, altrimenti Ugin a turno 3 sarebbe beh. magari la fai un po' sovraccostata, un po' overcosted e via. L'unico peccato è che affliggere non conti come danno a combattimento, però effettivamente la scelta che prendo 1 o 2 danni e me lo faccio ingrossare di nuovo, o ne prendo 3 ma non cresce. Esatto, cioè il fatto che gli è andato a affliggere lo rende una carta molto inter più interessante di quello che non sarebbe altrimenti. Perché c'è appunto la scelta di dire o prendo 3 danni sicuri o magari sì, ma è rara, preferisco il coccodrillo rapido in limited. È comunque un 5-5 costo 3 che fa danno sicuro ad ogni combat essenzialmente. Perché comunque sono tre danni, anche se lo bloccano sono tre danni, è quello. Infatti è molto forte come meccanica affliggere, secondo me. Per ora lo stanno mettendo sulle creature giuste, quelle che abbiamo visto finora. Andiamo oltre, non andiamo oltre perché questa era l'ultima. Da qua quindi io partirei Night Soul, Ugin a turno 3 no, però puoi farlo a 4 turno se fai Doubling Season e Samut. Esatto. E ora vorrei parlare degli archetipi da limited, quelli che ho visto, diciamo. E figo se riesci a mettere segnalini con altra roba. Esatto. Cioè, lì va, poi va molto in base al mazzo in cui lo metti e in base a come giochi. Comunque, gli archetipi da draft. Come ho già detto, l'articolo ufficiale non è ancora uscito. Però alcune cose si riescono a vedere, secondo me, dalle carte che sono uscite, diciamo, finora. Alcuni sono rimasti quelli di Amon, che altri invece sono cambiati. Il primo che, secondo me, ci sarà come archetipo è un verde-rosso deserto. Adesso che con Era della Rovina ci sono molti più deserti come terre, secondo me. E dalle carte che sono uscite, soprattutto alle rarità basse, secondo me il verde rosso sarà il colore del deserto. Per esempio, appunto, questa qua è una delle prime che hanno fatto vedere, è un 3-3 costo 4. Quando entra, se hai un deserto o in campo nel cimitero, fa 3 danni a una creatura, che non è mai male. Comunque 3 danni, di solito qualcosa uccidi in draft. Poi è uscita anche questa, che questa qua è una bomba, cioè insomma da pick, first pick, che è un 3-3 a costo 4, che te la raggiungere e travolgere, ha più 1 più 1 se hai un deserto in campo e un altro più 1 più 1 se hai un deserto nel cimitero. Anche questo diciamo, mi ha portato a dire che secondo me questi due colori hanno diciamo come meccanica il deserto, il fatto comunque di avere dei deserti. In più sono usciti anche tutti i deserti colorati, quindi ulteriormente c'è il deserto rosso e il deserto verde che ti aiutano anche col fatto di ciclo, di averli sia nel cimitero, in campo, ti danno mana colorato,
Comunque, secondo me, Verde Rosso sarà incentrato più che sull'aggro puro come era in Amonkhet, più proprio sul fatto di aggro ma coi deserti, con creature comunque che fanno, che si potenziano se controlli dei deserti. Poi il rosso bianco invece non è propriamente cambiato, perché il rosso bianco è l'archetipo di draft di Amonkhet più forte per ora, che è tipo iperaggro, con anche cose che stremano. Qua secondo me l'hanno invece cercato di rendere un po' più sullo stremare, un po' meno sulla velocità, anche se comunque puoi farlo in entrambi i modi. Per esempio, questo ogni qualvolta stremi una tua creatura, tappi una creatura controllata dall'avversario, e quindi essenzialmente è far passare le tue creature. Poi è uscita questa, anche questa strema e fa danno ed è comunque un 3-1, quindi è una creatura adatta ad attaccare e se la stremi fa un danno, insomma, fa un po' schifo. Però è giusto per farvi capire che cosa mi ha indotto a credere che RV, quindi rosso-bianco, sarà un aggro ma più basato sullo stremare rispetto a prima. E soprattutto questa, che è la multicolor, quindi dovrebbe appunto indicarmi su che tipo di meccaniche si basa l'archetipo da draft. E questo effettivamente è molto forte, cioè un 3-3 costo 3 che puoi stremare e ogni qualvolta tu stremi una creatura qualsiasi, loro fanno un danno all'avversario e tu guadagni un punto vita. Quindi è proprio, non raddoppio, però facciamo danno, sempre più danno. El Rider Feels, esatto, più o meno. Però qua devi stremarlo. El Rider è un po' più forte. Però costava anche 5 se non sbaglio. Questo costa 3. Quindi diciamo il rosso bianco, se prima era forte, bisogna in realtà vedere anche le altre carte che usciranno. Però essenzialmente, diciamo, già solo con questa carta in più potrebbe diventare anche più forte, perché fa danno gratis e ti fa anche guadagnare, quindi puoi resistere a un eventuale attacco. Poi il verde bianco, anche qua secondo me è cambiato, perché il verde bianco era lo stremare in Amonkhet, qua rimane lo stremare, ma secondo me è più puntato sulle pedine, perché a parte questo che è palesemente gattocentrico, vediamo e con un bianco comunque fa due pedine stremandolo. Vediamo anche altre carte tipo la Guardiana della Fratellanza, che anche lei stremandola fa altre pedine. Cioè, tenere conto che andasse vanno anche buste di Amonkhet, quindi sono da vedere anche gli archetipi possibili mescolando i due blocchi. E c'è una carta che diceva quando le stremavi stoppava tutte le tue creature, che però è dell'archetipo verde bianco. Sì, ma infatti lo stremare, l'ho detto, rimane, perché comunque si sono basati su i Naya come colori sono stremare. Cioè, solo quelli hanno le creature con stremare. Quindi il verde, il bianco e il rosso. Poi dipende da su che cosa lo usi. Sì, il draft è due di Era della Rovina e una di Amonkhet. Quindi per quello dico, comunque gli archetipi più pressanti, tra virgolette, saranno quelli che hanno pensato per Era della Rovina insieme a quelli di Amonkhet. Il formato rallenta, che già in realtà era lento, in realtà secondo me rallenta, cioè vogliono far rallentare il rosso bianco, perché era il rosso bianco il problema del draft di Amonkhet, era troppo veloce e faceva troppo danno. Bisogna valutare un po' le carte. E comunque, secondo me, infatti avete notato che il bianco-rosso sembra più puntato sull'aggro stremare, e il verde-bianco sembra puntato sulle pedine, ma sempre stremare. Quindi comunque se riesci a fare tricolor potresti anche riuscire a fare uno stremare puro e sfruttare così tutta la meccanica in sé. E in più dicevo pedine perché? Perché ci sono anche comunque delle rare che, questa qua è mono verde, comunque ti fa una pedina. Adesso ci sono anche in Amonkhet delle bianche che ti fanno fare pedine. Non è veramente un problema, però è un formato veloce, nel senso che siamo in interazione a costo 2, eccetera.
Ma in realtà, cioè io giocandolo ho visto che, e anche leggendo degli articoli, ho visto che il vero, cioè non è tutto il formato veloce, il fatto è che se qualcuno monta rosso-bianco, sei costretto ad avere delle interazioni veloci, perché il rosso-bianco è totalmente, è completamente staccato dal resto del formato, perché secondo me hanno pensato effettivamente di renderlo lento. E lo si era già capito in Amonkhet con i primi spoiler. Solo che hanno fatto le carte per il rosso-verde che sono veramente troppo veloci. Ci hanno messo i cartigli a costo 1 che danno rapidità. Ci hanno messo comunque creaturine forti tra quelle che stremano il 3-1 che diventa un 4-4 legame vitale a costo 2. E tutte queste creaturine che comunque si ingrossano con lo stremare. Anche VRG e VG sono veloci, ma non così tanto. RV è completamente su un altro livello di velocità. VRG e VG sono comunque relativi a RV lenti, sono più lenti. E quindi i mazzi ancora più lenti riescono a starci dietro, RV no. RV devi, cioè tu devi, cioè, da un momento in poi Namonkhet si è dovuto draftare tenendo conto che un RV sicuramente qualcuno lo draftava e quindi trovare risposte veloci. E da lì forse il fatto che un pochino si è velocizzato il formato, ma non gli archetipi in sé. Ma non hai rosso, non hai cartigli rossi, non ha gli spari, non ha... il Minotauro rapido che non fa bloccare le cose. Cioè, ok, il bianco, ma il rosso, cioè il rosso insieme alle carte bianche che lo rende troppo veloce, secondo me. Poi, cioè, parlo per esperienza personale e anche vedendo appunto gli articoli che tutti si comunque dicono che RV è troppo veloce rispetto al resto. Quindi comunque vedendo anche quelle carte rosso, sì, ma è Hidden Brawler, la 3-1, il coccodrillo rapido, sì, ma il coccodrillo rapido entra di quarto. E Hooded Brawler entra di secondo, sì, o di terzo, non mi ricordo, mi sa di terzo, perché poi diventa un 5-5. È comunque più lento, nel senso... Fai tranquillamente race, ma fai la race perché? Perché hai le creature un po' più grosse. Mentre RV è più veloce. Quello si bilancia. Cioè, nel senso, io parlo di velocità, di potenza, ci sta, cioè il fatto della race ci può stare. Però sono il verde alle creature grosse, il rosso e il bianco alle creature piccoline veloci. Solo che secondo me hanno sbagliato a bilanciare la velocità di queste creaturine. Per quello. E niente, quindi GV secondo me qua sarà più improntato sulle pedine. Poi, io ho notato che nel rosso-nero sembra essere, a parte che la meccanica, diciamo, rosso-nera sarà affliggere, e che affliggere sembra essere sempre su quelli che sono gli eterni. Qua potrebbe addirittura spostarsi l'archetipo, diciamo zombie, tra il nero e il rosso e il blu, perché abbiamo visto prima il dio Scarabeo, ma quello essendo mitico non mi ci baso troppissimo. Te lo confesso, è abbastanza equilibrato. Purtroppo le rimozioni sono quelle che sono. Vabbè, ma in draft sono le rimozioni sono giuste, cioè nel senso sono equilibrate comunque. Quindi qua, per questo archetipo che io penso aver identificato, ho poche cose in realtà, perché c'è l'Eterno, questo qui, che fa lanciare istantanee stregonerie. Quindi questo potrebbe essere una di quelle che overlappano gli archetipi, perché magari c'è rimane quel blu-rosso instant sorcery che c'è praticamente in ogni formato draft. E questo sta bene sia in quell'archetipo lì che in un archetipo zombie barra affliggere. Sì, Amonkhet è stato... Cioè, a me in realtà i draft piacciono
Cioè, è uno dei miei formati che preferisco giocare, quindi riesco, cioè, mi piace anche fare delle cose strane, nel senso draftare cose buffe, se trovo, se, insomma, se vedo delle carte che interagiscono in un certo modo. E poi lì dipende, da, secondo me rosso e nero sarà un archetipo molto specifico, mentre blu e nero sarà un archetipo zombie più classico. Lì sì, bisogna capire se effettivamente di zombie blu ce ne saranno, cioè o di cose con eternare blu ce ne saranno parecchie, perché lì va, ancora non abbiamo secondo me i dati abbastanza da capire. Comunque mi basavo più anche sul fatto che comunque questo qua è comune, un 2-2 costo 2 con affliggere 1, è uno zombie, quindi anche questo potrebbe, se davvero c'è un archetipo zombie sia rosso nero che blu nero, stare in tutti e due, e in più quello appunto che abbiamo visto prima, che è quello che mi ha spinto ancora di più a questa idea, diciamo, del rosso nero con affliggere, quindi diventa più un aggro, tra virgolette, che magari si basa anche sul fatto del tribale zombie, anche in base a quello che poi uscirà. E queste, diciamo, quelle di cui avevo le prove con le carte erano questi. Poi secondo me è tipo il blu-bianco, ancora non ho capito che cosa avevano intenzione di fare, perché comunque imbalsamare non possono più farlo, perché il blu-bianco di Amonkhet era imbalsamare. Una cosa è l'RB in Amonkhet, sembra più controlloso ma alle volte esce aggro, boh. L'RB era, se non sbaglio, un aggro. Ma con i segnalini adesso non me lo ricordo, perché avevamo fatto la live anche su quello là, adesso però non mi ricordo bene l'archetipo in sé di RB. È più una cosa mid range. Sì, poi anche lì dipende sempre da quello che trovi nel draft, però idealmente sì, doveva essere una cosa più mid range, più lenta di un aggro. Mentre blu-nero qua potrebbe essere il fatto di eternare barra zombie, perché anche qua sono uscite delle comuni e delle non comuni blu con eternare, quindi ho pensato a quello. E 4 mana 4-2 che mette i meno 1, meno 1. Ah sì, è bello, quello è forte. Poi blu-nero, dopo c'è nero-rosso che l'abbiamo visto adesso. Il rosso-verde che l'abbiamo visto, il bianco-verde l'abbiamo visto, il bianco-nero non saprei neanche qua, perché non vedo, o rimane sempre una specie di zombie oppure cambia. L'idea è andare a Hellbent, fare uno per uno, sei aggro solo contro i controlloni. Il bianco-nero in Hour of Devastation non so che connotati potrà avere, perché comunque gli zombie bianchi qua non ce ne sono sicuro. O diventa sempre una specie di pedine, però anche lì nel nero non ho visto niente che fa pedine, quindi non so. Poi c'è blu-rosso che secondo me rimane il classico ciclo barra faccio instant sorcery. Il nero-verde potrebbe rimanere il classico segnalini meno 1 meno 1, anche vedendo appunto l'ammit questo qua. E poi il rosso bianco l'abbiamo visto, e il verde blu potrebbe anche quello secondo me rimanere ramp, anche perché di cose che dicano il contrario non ne ho viste. Abbiamo visto il druido, quello che stappa le terre, abbiamo visto il Lupupa lì che paghi 5 per pescare, quindi probabilmente una cosa simile: prendi il supporto V nelle prime due buste e cerchi di prendere payoff nella terza. Esatto, poi lì bisogna, poi quando usciranno più carte, e soprattutto quando uscirà, se uscirà l'articolo ufficiale, sicuramente poi faremo la live dove indicheremo tutti i vari archetipi, così facciamo una mini guida. Zombie comunque non è una cosa così strettamente sinergica, spesso in 3x6 VB cose. E va bene così.
Ah, io sono quasi riuscito a farlo, quasi, quelle volte che l'ho fatto, ero abbastanza sinergico. Tra l'altro, non possiamo cadere l'ora del devasto. Guerre per degli Enigma Drake che sono totalmente forti. Quello sì. Però anche lì quelli sono uncommon, quindi non è che eri sicuro di trovarli. Però su Strabooster effettivamente dici era più facile, quello sicuro. Adesso bisogna vedere se magari non esce qualcos'altro di simile. E, niente, l'ultima cosa prima di lasciarvi, che io però ho lasciato nello zaino. Cioè, mi sono fatto il mio negozio, mi ha fatto il bugiardino con gli eventi che ci saranno per Hour of Devastation. Non abbiamo i dati, esatto. Allora, che cosa ci aspetta di questi gli eventi? Essenzialmente gli stessi che abbiamo visto per Amonkhet, perché o li vogliono provare per tutta l'espansione e poi capire e vedremo che cosa succederà con Ixalan, altrimenti vuol dire che comunque hanno avuto dei buoni feedback, perché noi avremo la settimana prossima, quindi una settimana prima del pre-release, la Open House, che è diciamo, l'evento sia per portare nuovi giocatori, diciamo soprattutto per portare nuovi giocatori nei nostri negozi. Visto che giochi Commander, vorrei chiederti un'opinione rapida su una cosa dopo gli annunci. Sì, nessun problema. Cioè, questa open house, appunto, abbiamo detto a cosa serve? Sia a, diciamo, introdurre, cioè, cosa serve? Serve per introdurre il gioco a dei nuovi giocatori o comunque a trovarsi un sabato pomeriggio, una domenica pomeriggio, a insegnare più che altro. Molto spesso anche io col mio negozio, se diciamo non è disponibile il negoziante, mi metto, o se comunque c'è troppa, sono troppi nuovi giocatori, anche noi giocatori già ormai esperti, è questo sabato e domenica. Sì, c'è questo, sì, di questa settimana, l'1 e il 2 luglio. E ci mettiamo a insegnare come si gioca ai ragazzini o comunque chi vuole imparare a giocare a Magic. Infatti, se si va alla Open House, i negozi daranno il mazzetto, quello introduttivo, che non so se cambiano rispetto a quelli di Amonkhet, se magari mettono delle carte di Amonkhet, ma non credo. Ma soprattutto, per chi fa le sfide per i nuovi giocatori, soltanto all'ingresso, in più, se non sbaglio, anche diciamo, se tu hai portato un nuovo giocatore o alcuni negozi fanno anche sfidando X giocatori e così, il negozio vi darà delle terre base full art foil di Hour of Devastation. E queste ve le posso far vedere perché il negozio dove vado, che appunto è Domino City, che potete vederlo anche in chat, me l'ha prestate per farvele vedere, poi gliele riporterò. Per esempio, avremo questa. Vediamo se intanto mette a fuoco, che è già un'impresa. No, non ce la può fare. Vabbè, comunque, questa qua è la pianura, bravissima, ha messo fuoco. Questa è la pianura. Poi c'è l'isola. Queste qua sono tutte foil. Questa invece non ha fuoco, non la mette. Aspetta, mi devo coprire la faccia perché altrimenti. Vabbè, insomma, si vede. Questa è l'isola. Questa è la palude. Sempre con le corna di Bolas. Sono essenzialmente le versioni devastate, appunto, delle terre full art che ci sono in Amonkhet. Questa qua è la più bella, secondo me. La foresta col sole lì in mezzo. Sono bellissime.
non sono tamarre, sono bellissime. E, sono le stesse armi devastate. Esatto, sì. E, dopodiché, dopo l'open house, nel weekend dopo c'è il pre-release, l'8 e il 9 luglio, quindi c'è da mezzanotte del venerdì, diciamo, e poi per tutto il weekend. Io, come al solito, mi sono già prenotato tutti i miei pre-release, che li faccio tutti tranne uno. Poi la settimana dopo ancora, quindi il 15 e il 16 luglio, c'è il Draft Weekend, che è quell'evento che è andato a sostituire il Launch Party. E qua si drafta e si avrà la promo, che era il Naga, quello che fa crogiolo di mondi, quello che puoi giocare le terre dal cimitero. Non abbiate una male, ma queste terre folate fanno un po' cacare, sono un po' tutte uguali, tranne la paluta che mi piace abbastanza. Penso che l'idea fosse proprio quella, cioè nel senso già il fatto che le corna siano l'elemento fondamentale. Beh, no, in realtà no, sono abbastanza diverse, eh. Adesso che te le vedo da vicino, più che altro. È forse proprio il fatto che siano tutte distrutte le appiattisce un po' rispetto a quelle di Amonkhet, che sono. C'è cioè la foresta che è tipo bella lussureggiante, la montagna che è montagnosa e così. Questo col il fatto di avere in comune che è tutto distrutto. Forse appiattisce un po' l'idea, però sono fighe. Comunque, insomma, a me piacciono. Cioè, solo le corna di Bolas valgono tutto. poi, subito dopo il draft weekend, quindi a partire dal 17 luglio fino al 13 di agosto, riparte la Lega. Per chi di voi vuole, eh? E che cos'è la Lega? Praticamente prendete, tre bustine. Fate un mazzo da 30 carte con quelle tre bustine e poi potete sfidare chiunque partecipi alla Lega nel periodo che vi ho detto, quindi dal 17 luglio al 13 agosto. Si vincono quei dadi da 4 che io ho. Beh, se li avete visti, quelli blu di Amonkhet. Tutto. Non mi ho comprato niente. Eccoli qua. Ce li ho. Caduto un dado. Comunque, sono questi qua. Vediamo se mette a fuoco. Non metterà mai a fuoco sta cosa qua. Vabbè, fa lo stesso. Comunque sono bellini. Perché questo è quelli che davano ad Amonkhet. Mentre quelli nuovi non sono azzurri con le scritte dorate, ma sono rossi. Tipo sangue barra rubino con le scritte nere, che magari anche quelli ve li faremo vedere nelle live più avanti dal vivo se ce li prestano. Le cose sono l'elemento fondamentale. Sì, diciamo sono i dadi di Lazotep insanguinato. Adesso non so come lo venderanno, però essenzialmente sono rossi invece che blu. E dopo c'è. Cioè dopo, in realtà durante la Lega ci si può partecipare allo Standard Showdown dal 22 luglio al 10 di settembre. Di solito è un torneo T2 che organizza il negozio in cui in premio si danno le bustine Showdown. Che cosa sono le bustine Showdown? L'avevano già fatto da Kaladesh, se non sbaglio. E da Kaladesh davano queste bustine con dentro tre carte, di cui due rare o rare mitiche e una foil sicuro. E mentre in questo caso da Amonkhet danno due rare o rare mitiche, una foil e una terra full art, non foil però. E niente, questi sono proprio per incentivare comunque giocare standard, perché queste bustine le danno proprio. Di solito alla top, di solito anche all'ultimo, poi dipende da negozio a negozio. E poi sarà il Game Day il 5 e il 6 agosto, che è un mese esatto praticamente dall'uscita.
E lì si avranno il tappetino, si avranno le promo che avevamo già fatto vedere, che magari faremo vedere quando sarà il momento, perché ora che ve lo dico, voi ce lo siamo già dimenticati. Chi è? Che c'è? Sono in live. Anch'io! Disturbi? Ma finalmente! Disturbi? Disturbo! La batteria si rompe. Disturbo! Ecco, ma comunque quasi finito. Fa lo stesso, anch'io! Cosa? È il mio colloquio! Dopo mi dici. Ecco, abbiamo avuto l'ingresso. Ma te mi hai scritto per Ti ho anche caso? chiamato! Ah, ciao, ho messo tutto in silenzioso. Potrei anche mandarti un po' a quel Ma tu paese! sapevi da che ora lo No, da facevo? Da che? cosa mi chiami? Era un'offerta, devo lavorare, volevo renderti E va bene, partecipe. rendi partecipe. Adesso sta così, arrivi e saluti. Ciao! Ah no, perché volevano farmi una domanda. Alter doveva farmi una domanda. I dadi di Razzotep. No, prima mi ha detto dopo che fai gli annunci devo chiedere una cosa su Commander. Quindi è giunto il tuo momento. Puoi chiedere. Però Cosa c'è? niente, niente, niente. Insomma. Non lo so io. Quindi adesso aspettiamo. Aspettiamo. Gli annunci li abbiamo fatti. Questo qua è quello che ti Cioè, gli dicevo che ha annunci fatto via, Vicky. infatti. Che bello. Hai visto quello che ho condiviso sulla pagina? No, No, perché è in no, live. cosa qua? Se sono qui con loro, sto con loro, non è che devo. Beh, Ma intanto neanche. che Tanto aspettavo il mio un parere colloquio. vostro, visto che ci siete entrambi su questa lista. No, non mi piace il nome di questa lista. Unfair Cards. Forse l'ho intravista, carte scorrette. Ah, per. Carte Ah, overpower overpower che e fanno combo. Noi per esempio. Allora, riferito a Commander Multiplayer. Allora, su alcune cose sono abbastanza d'accordo. Vedo. Allora, su alcune sì, su altre no, ma vabbè, quello ci sta. Tipo, gli Ulamog non sono così ingestibili. Sneak Attack, idem, la K del Sensei, poi lì dipende. Però, per esempio, Armageddon sì, non, e Back to Basics non mi piacciono, Cataclysm pure. Diciamo però lì, nel senso, lì vai a cozzare molto con le preferenze dei giocatori. Nel senso, o abitui tutti all'interno del negozio che quelle carte non si usano, però allora vuol dire che non possono più giocare da altre parti, tra virgolette, dove magari si possono usare. Quello che per esempio facciamo nel nostro negozio, questa carta è un cancro. Quello che facciamo nel nostro negozio, per esempio, è limitare le iterazioni, tra virgolette, delle combo infinite. Praticamente ogni qualvolta tu potresti andare infinito, tra virgolette, con una combo, in realtà puoi ripetere la cosa, diciamo il giro della combo solo per una volta per ogni avversario. Quindi lì già limita abbastanza la situazione. Una volta per avversario a turno. Infatti, diciamo cose come Mindslaver e così non sono contemplate, però anche noi non è che ci mettiamo a fare le combo col Mindslaver, per dirti. L'attivo è per l'intera comunità di Commander di Brescia. Nel senso, lì bisogna mettere d'accordo i giocatori. Non c'è, perché c'è sicuramente chi sarà d'accordo, c'è sicuramente chi non sarà d'accordo. Quindi o si arriva a una cosa di comune accordo, altrimenti, e comunque secondo me bisogna fare una cosa a livello, non dico globale, ma almeno nazionale, come hanno fatto con Pauper, per esempio, che c'è la Lega Pauper Italia, che hanno deciso quali carte considerare effettivamente per il Pauper e quali no, e poi seguire la banlist della Wizard.
Qui la balestra della Wizard in realtà esiste già per il multiplayer, ovviamente non contempla queste carte che sono appunto listate, ma perché probabilmente loro considerano la cosa tra virgolette gestibile. E poi purtroppo Commander per come è for fun, quindi non. Nel È senso, è difficile difficile gestire. mettere d'accordo così tante persone su una cosa che diventa. Perché dice, ma se sono, cioè se io gioco tra i miei amici, perché dovrei avere una regolamentazione così stretta? Esatto. Cioè, se tutti possiamo essere, tra virgolette, scorretti utilizzando determinate carte, allora perché dovrei limitarle? Dato che comunque non è sanzionato. Sì. L'idea è quella, però ovviamente dal punto di vista del giocatore magari che entra nel sapere che certe carte non ci possono essere, quindi certi problemi, tra virgolette, non devo risolverli, è ovvio che sia sì, più Sì, però semplice, però sì. è sempre il fatto di dire, per esempio, tu dici il commander di Brescia, ok, io finché sto a Brescia so che devo giocare con quelle regole, poi appena esco da Brescia però c'hanno altre regole, posso mettere tutto, devo cambiare il mazzo e cose, cioè comunque co secondo me queste cose qua complicano il fatto di Cioè andrebbe giocare. messo completa o tutta Italia, cioè o in Appunto. O generale. si fa in genere, o si fa, che si fa la, come c'è la Lega Pauper Italia, si fa la Allora, Lega Commander cioè come c'è la Italia. French ban list. Esatto, come i francesi hanno fatto una ban list loro per l'1v1, nel senso, o si regolamenta in toto, o, non si regola, o si tiene la ban list, quella che la Wizard ha già deciso e che Ok. tutti tengono conto. I miei amici seguiamo la ban list ufficiale, di quella lista gioco due carte, nemmeno le peggiori. Anche per le combo infinite esistono risposte. Tutto in multiplayer. Esatto. Mano infinito, danni per mano, pulpe di infinito, talismano Rakdos. Nel senso, la nostra filosofia c'è una banlist ufficiale fatta dal creatore, quindi il formato è regolamentato. Esatto. Cioè, nel senso, noi tendiamo ad usare la banlist, cioè noi usiamo la banlist ufficiale perché è ufficiale, quindi se ci sono dei problemi li risolvono, come è già successo, bannando la profetessa di Crufix, bannando Leovold, anche perché il creatore del formato lui pensa al divertimento più che al, anzi, lui non pensa competitivo perché Commander non è competitivo, punto. I francesi, che sono delle brutte persone, hanno inventato il Commander 1v1, che è uno schifo, e anche la Wizards ci è andata dietro facendolo online. Che è comunque uno schifo perché vincono solo dei mono blu con Polymorph ed Emrakul. Un Quindi è proprio uno secondo, schifo. una cosa un attimo esterna, devi dare attenzione a me, forse stasera non riescono, tu venerdì riusciresti? Perché È non so a venerdì o che ora Friday torno. night? Ah ok, Per e sei quello. anche via. Vabbè, ma torno il pomeriggio. E o facciamo il pomeriggio? Cioè, è che non so che ora È torno. quello. Quindi vediamo. Protean Hulk ormai non c'è, cioè nel senso è gestibile, se hanno deciso di sbannarlo è perché con carte che sono uscite da quando hanno bannato Protean Hulk vuol dire che è gestibile adesso. E ci sono mazzi che comunque che girano che ormai Protean Hulk, cioè nel senso Meren è molto felice che Protean Hulk sia sbannata, ma non è che fa delle cose, delle porcate incredibili. Tanto le fa di base le porcate incredibili, Esatto. Meren. Quindi, cioè, io non sono d'accordo su una ban list creata appositamente per un nucleo ristretto, diciamo, di giocatori. Quindi o si usa quella ufficiale o se ne crea una e si decide che quella si usa in Italia, per dire. E quindi tutti gli eventi Commander in Italia si sa che la ban list è quella perché è sponsorizzata dalla Lega Commander Italia, come la Lega Pauper. Infatti il Pauper, cioè comunque le persone che ci sono dietro alla Lega Pauper Italia sono organizzate, hanno deciso Sì. co come definire la legalità delle comuni in modo univoco, hanno fatto una lista delle carte legali della ban list. E hanno creato soprattutto sottosezioni di questa Lega italiana nelle varie regioni. Infatti c'è la Lega Pauper Lombardia, c'è la Lega Pauper Trentino Alto Adige e fanno tornei regionali. Cioè, nel senso, o fai una cosa fatta così,
Ha senso magari mettersi giù e pensare a una ban list. La cosa è che non è una ban list, sono semplicemente sconsigliate o da giocare con moderazione per non rendere il gioco non divertente secondo l'autore. Ma allora è come dire, io ve l'ho detto, poi potete fare quello che volete, quindi perché l'hai detto in primis? È perché a te non piacciono quelle carte? È perché secondo te, nel senso, è strano perfino come ha voluto scriverla, perché nessuno era d'accordo con una ballista aggiuntiva. Ok, nel senso, se tu vinci di una di quelle carte, magari ti contestano la vittoria. Nel senso, ha un vero senso questa lista? A questo punto, no. Per quello dico, o ci si organizza e si dice, adesso facciamo dei regionali di Commander multiplayer. E quindi la ban list deve essere questa, questa e questa, perché vogliamo che lo spirito del Commander multiplayer rimanga. E quindi togliamo tutte le combo infinite, togliamo tutte le carte brutte come Armageddon, come Obliterate e quelle cose lì. E che poi Obliterate costa 8, quindi non è neanche così brutta. Nel senso, o si fa una cosa fatta bene, e allora lì ha senso. Altrimenti niente. Certo. Va bene, sì, sabato va bene. E basta. Cioè, nel senso, la ban list esiste già e si usa quella. Se proprio vuoi ufficializzare un'altra ban list, bisogna fare le cose fatte bene. Perché altrimenti non ha senso fare una ban list per cosa? Per una città? Per tre negozi, per una regione, no, se si fa una cosa. Cioè, io prendo come spunto appunto la Lega Pau per Italia, che ha fatto un lavoro eccelso, secondo me, cioè nel senso, perché ha visto comunque il Pau per piace, la comunità attiva, ci sono messe giù X persone dietro le quinte a definire i tecnicismi, decidere come regolamentare il tutto a livello nazionale, e da lì ora in Italia Pauper si gioca così. E in realtà, col fatto che comunque hanno preso spunto da Magic Online, lo puoi giocare anche a Magic Online così. Ed è quella la cosa forte, secondo me, e la cosa utile se proprio si vuole capire che cosa va e cosa non va in un formato. E basta, quindi diciamo in generale non siamo d'accordo con le ban list extra, magari per negozio, magari ci può stare che si regolamentino come nel nostro negozio, magari le combo infinite, perché effettivamente è un po' brutto, tra virgolette, perdere così dal nulla, magari anche di quarto o quinto turno in una partita di Commander, però secondo me non c'è motivo di bannare altre carte oltre a quelle che sono già state definite troppo forti per il formato o comunque troppo sbagliate. Io mi ricordo, bellissimo, nella prima cosa di Commander, nel primo set di Commander, che in un mazzo c'era segreti mercantili, e quando ancora ovviamente non era bannata in Commander, perché tu sai cosa fa segreti No, mercantili? non me lo ricordo. Segreti mercantili dice che tu peschi due carte, poi un avversario può decidere di farti ripetere la cosa e lui pesca una carta. E cosa succedeva nelle nostre partite anche con i mazzi base, che ovviamente lo giocava Cabrelli, mi sembra, Ma non so i segreti perché, mercantili. guarda. Il contrario dicono. Il contra ah vabbè sì, comunque faceva pescare te, poi faceva pescare l'avversario, poi l'avversario decideva se ripetere la cosa per quante volte voleva. No, Cioè, quindi cioè, ti faceva pescare tutto il mazzo? l'idea era, ok, giocatore 3 ha giù un problema che il turno dopo vince, io nel mazzo ho una cosa per risolvere quel problema. Giocatore 2, io sono il giocatore 1. Giocatore 2, ora tu mi fai pescare finché non ti dico che ho trovato la soluzione a quel problema. E No. quindi tutti e due si pescavano il mazzo praticamente, o comunque finché io non trovavo la risposta, poi lanciavo la risposta e avevamo risolto il problema con 2000 carte in mano a testa.
Sì, però l'idea, cioè, Esatto. è Sì, anche comunque l'idea era comunque un'interazione sbagliata, tra tra virgolette, due tra due giocatori. avversari che diventavano alleati, quindi facilità, cioè era praticamente un tutore ed era bellissimo, però. E poi l'hanno bannato perché hanno visto che effettivamente lo serviva a questo e basta. Nonesimo. E niente. Niente. Abbiamo finito gli argomenti. Cosa c'è? Vuoi vedere le Sì, carte? Queste. proprio quelle. Oh, che bella, l'avevo vista in foto. Uno l'ha detto effettivamente, sembrano tutti un po' sì, tanto simili. Ma no. Perché cioè tu sono tutto distrutto e quindi è tutto distrutto, mentre Vabbè, ma nelle altre c'è no. distrutto con vari oggetti diversi. Eh Sì, sì. si assomigliano un po' di più rispetto alle precedenti. Bene, Quindi. quindi vi salutiamo e vi ringrazio per avermi fatto una che avevo detto opinione rapida. Esatto, ma è come sempre, se l'argomento è complesso, come può essere il fatto di Ballist extra su formati, piuttosto preferisco dilungarmi perché così voi capiate il mio punto di vista pieno. Come mi ricordo in una delle riflessioni che avevo fatto a tempo fa, avevo fatto un mega wall of text in risposta di uno, l'ho avvisato perché volevo spiegargli io che cosa pensavo, qual era il miglior. Diciamo i migliori step per iniziare a giocare poi a Magic in quel caso. E quindi poi io sono logorroico quando spiego le cose e quindi dovete conviverci. E detto questo, vi salutiamo e vi ringraziamo, vi ringrazio io perché mi avete tenuto compagnia voi. Non ho detto che è stato negativo, solo che non siamo stati rapidi, ma infatti non l'ho detto nel senso. Dilungarsi non è mai una cosa negativa sugli argomenti, anzi, no, Dipende. sempre perché così ti faccio capire. Niente, quindi ciao e ci sentiamo adesso. Io poi andrò via per questa settimana E fino a io per la venerdì prossima? e tu la prossima settimana, quindi vediamo se fare una live. Non so, tipo, Non sabato, non visto che hai appena sabato, detto domenica o no, venerdì non lo so. pomeriggio, se torno presto, Oppure la fai da oppure solo la faccio da martedì? solo martedì prossimo. E così rimaniamo Ah, vedi? al solito Tu vai a orario. Trento, io vado a Parigi. Esatto. Da Trento. Devo andare a Parigi, non mi hanno ancora confermato il posto. Wow, wow, wow. Quindi grazie, speriamo, cioè spero che quello che vi ho detto oggi vi sia servito, vi sia utile. E poi andremo, penso, la prossima, adesso, comunque appena esce l'articolo degli archetipi da draft, farò, se sono da solo, altrimenti faremo la live proprio sulle spiegazioni, anche insomma per la sintesi dell'articolo, perché questa era stata più una speculazione su quello che avevo capito. E poi vedremo gli spoiler nuovi, anzi no, probabilmente alla prossima live sicuramente è uscito tutto il set, quindi vedremo anche le carte che ci interessano di più e quelle che ci sembrano forti. E poi se succederà qualcos'altro, comunque noi sapete che siamo sempre sul pezzo. Più o meno. Più o meno, però vi aggiorniamo sempre per quanto riusciamo. Quindi ciao a tutti, buon pomeriggio e buona serata. Ci vediamo. Ciao.